Finalmente, dopo settimane e mesi di attesa, sono partiti i lavori per l'Arena di Santa Giulia, già ribattezzata Pala Italia, che dovrà ospitare le gare di hockey maschile a 5 cerchi di Milano e Cortina 2026. A darne l'annuncio in una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Marino, il sindaco Beppe Sala e il CEO di CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, la cui società si è aggiudicata la realizzazione e la gestione del nuovo palazzo. La nuova grande arena da 16.000 posti costerà però il 40% in più rispetto a quanto preventivato in corso di progettazione. Tradotto in cifre, il Pala Italia non costerà più 180 milioni di euro, bensì 250. Rimane invece invariato il cronoprogramma. CTS Eventim ha infatti assicurato che la realizzazione dell'arena avverrà entro il 2025, ossia pochi mesi prima dell'inaugurazione dei Giochi di Milano e Cortina. Insomma, c'è poco spazio per i ritardi. Ma se sul fronte del Pala Italia ci si aggrappa a qualche certezza, è sull'altro palazzetto olimpico che rimangono i dubbi più grandi. Il Pala Sharp di Via Sant'Elia, che dovrebbe ospitare le gare di hockey femminile dopo la ristrutturazione, rimane senza un progetto definitivo, anche se il sindaco Beppe Sala predica calma. Anche lì la situazione è simile, meno grave, perché evidentemente sono più lavori manutenzione e non di costruzione. Ci stiamo ragionando, abbiamo una riunione tra soci nei prossimi giorni per mettere a punto una proposta definitiva. Comunque, la mia preoccupazione era, continua a essere questa, anche se la presenza, il fatto che questa conferenza stampa l'abbiano voluta loro, e quindi credo che sia un buon segno. Certo, mancano ancora 2 anni e mezzo all'inaugurazione dei giochi, ma dalle parole dell'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi traspare più di qualche dubbio sul fatto che il Pala Sharp possa realmente diventare una sede olimpica. È stata da poco chiusa la conferenza dei servizi, il progetto c'è, stiamo valutando se può essere una delle... Può essere, delle sedi